Allora, sono qua in SolidWorks e voglio far vedere come andare a creare con creazione guidata fuori un foro parametrizzato, però senza usare le equazioni, cioè usando i vincoli. Ok? E dunque io vado a crearmi un cerchio, per esempio, di 200 mm. Ok? 200 mm. E a questo punto, proprio per crearmi i vincoli, vado anche a crearmi, non so, magari andiamo a crearci una, due, tre, quattro e cinque. E queste le rendo uguali e saranno, quella parte superiore, il lato superiore, sarà la profondità del foro, ok? Naturalmente non riesco a parametrizzare, se uso il filetto, non riesco a parametrizzare quanto vado giù a filettarlo. Quello non potrei provare a vedere se c'è qualche modo, ma mi sa di no. Adesso vediamo se riesco. E dunque, vado poi in estrusione, funzione. Ipotizziamo di cerchio piano intermedio e andiamo a metterlo di 30 o anche 40, vabbè, 40. A questo punto vado a crearmi questo qua lo rendo visibile, vado a inserirci geometria di riferimento piano, vado a prendermi un piano parallelo a questo, ok, parallelo, e in questo punto qua. E dunque da qui andrò a crearmi il mio foro guidato, ok? Per la profondità è facile perché parametrizzarlo perché ho già questo qui, dunque io posso andare a fare creazione guidata fuori, ipotizziamo che, vediamo se va. Ok, ipotizziamo che vogliamo questo, un M12. Sto qua fino alla punta, la punta fino al vertice e mettiamo che io voglio filettarlo fino a qua. Ok? Fino a qua, questo qui, io adesso non so questa distanza, dovrei andare a misurarlo, non c'ho voglia. Ipotizziamo qua 10, ok? Vediamo se calcolo automatico della profondità della filettatura, vediamo se me lo fa, ma vediamo. Ok, e clicco qui. Ok, a questo punto non interseca il modello, andiamo a vedere perché fino al vertice giriamo. Ah, è là. Non ho schiacciato il punto lo faccio andare qui. Ok, e questo qua lo cancellerò. Ok, adesso dovrebbe funzionare, vediamo. Ah, mi vado dall'altra parte, gira, ok, e vado qua. Ok. La filettatura sarà, se vado a sezionare, sarà fino a qui. Dunque io in questo momento, se cambio il diametro, ok, mi cambierà anche la, naturalmente faccio 600, si modificherà anche la profondità di filettatura del foro, ok? Questo è logico, CTRL Q, ok, in automatico. Naturalmente qua io non riesco a modificare questo qui perché dovrei andare a modificare quella quota lì e non ce la faccio, ok? Non ce la faccio, non c'è altro modo perché com'è? Dunque la filettatura una se la tiene, non può renderla parametrica senza il discorso di delle equazioni, ok? Dunque non posso assolutamente andarla, anche se ho qua una quota, però non riesco. Allora, la clicchiamo qui. Ok, qui potrei usare le equazioni, naturalmente, probabilmente, adesso non lo so, però non posso mettere un vino, no, un qualcosa in filettatura che dunque la filettatura non posso modificarla, quella resterà non parametrizzata. Ok. Però il foro sì, la larghezza possiamo. Ok, la larghezza possiamo.
A questo punto, come andiamo a fare? Mi serve una quota, un diametro, una quota. Ok, allora a questo punto io direi, mi tocca fare uno schizzo nuovo. Ok, mi tocca fare uno schizzo nuovo e devo ritornare qua. A questo punto andrò qui, farò un nuovo schizzo, ok, e potrò magari andare a fare una cosa del genere. Facciamo così, ok, e facciamo che questo control questo sia uguale, tanto per dare una, posso anche andare a disegnare da qui, questo mi va qui, ok, vediamo se parto qua, va qui, ok, e vado a mettere per esempio questo control questo uguale. E poi potrò fare un vado qui, vado in mezzo, vado da qui a qui, esco e poi vado a fare questo contro questo uguale. Possiamo fare anche questo, cioè nel senso posso fare anche cosa posso fare? Questo, vado qui, vado a disegnarmi questo da qui e vado qui. Ok? Sempre, vabbè, sempre costruttivo naturalmente, ok. E questo lo rendo uguale, ok, lo rendo uguale, ok. A questo punto io ho questo, proviamo, ok, ho quel punto lì, torno indietro e dobbiamo andarlo un po' a imbrogliare. A questo punto vado a prendere, e già io qui ho sbagliato perché il mio, la mio... Il mio coso è qua, e dunque questo schizzo qua io lo dovevo fare dall'altra parte. Il problema adesso è come fare. Io devo andare adesso a ritornare qui, ce l'ho qui, un po' una menata. Adesso mi conviene, perché sul piano così. Io adesso devo crearlo proprio sul piano perpendicolare. E allora devo un po' improvvisare, andare, inserisci geometria di riferimento piano, proprio senza usare le equazioni, ok? Devo andare su questo piano qua, parallelo, e devo andare poi a prendere come secondo riferimento questo. A questo punto io cosa faccio? Vado a crearmi uno schizzo. Ok, e andrò a fare il mio cerchio. D'altronde devo fare così. Ok, e vado a farmi il cerchio. Vado a farmi il cerchio, devo andare a vincolarlo, vediamo se riesco con questo coincidente e farò il cerchio. Ok, posso già tirarmi una riga, così sono anche sicuro di prenderlo giusto, vado dritto e vado qua. Ok. Questo posso anche farlo costruttivo, anche no, non cambia niente. E qui chiudo. A questo punto io torno qui, vediamo se riusciamo. Ok, andiamo su questo. A questo punto dovrei avere il mio cerchio. Andiamo a cercarcelo. Ok, dunque a questo punto io cosa faccio? Non posso cancellare la quota. Ecco, questa cosa è importante. Non posso cancellare la quota, perché se cancello la quota lui mi segna errore. Ok? Dunque questo qui, tasto destro, guidata. A questo punto questo, contro questo, coincidente. Andiamo a vedere. Naturalmente non seguirà l'ISO, non seguirà niente, ma è semplicemente un esercizio, a mio avviso, molto interessante per andare a usare i vincoli. Ok? Dunque vado qua e chiudo. Chiudo qua. Dunque a questo punto si è ingrandito, questo qui andiamo a vedere, non è più, diciamo, lunghezza 47, ma andiamo a misurare, valuta il diametro, valutare da un M12. Ok, andiamo a valutare il diametro, diametro è un 15. Ok, dunque se si è ingrandito, difatti se noi andiamo a vedere questo,
È un 7,5. E dunque lui si è aggiornato, si è aggiornato anche questa, naturalmente non sappiamo che filettatura sarà. Ok, lui mi si è aggiornato perché oggettivamente ha cambiato anche questo. Caspita. Questo bisognerebbe, dovrei capire come va a... Non ho ancora capito da cosa è comandato. Vabbè, ISO standard per foro. È comandato sicuramente da questa qui. Ok, però io qua non ho schizzo. Vabbè. Comunque vabbè, mi allarga quello lì era semplicemente perché quando mi chiedono come faccio a fare il foro filettato, vabbè, però dopo il foro filettato non ci interessa più di tanto, diciamo, la filettatura schematizzata, ok? Quello che mi interessa è un po' il foro. Dopo lui non so perché si aggiorna di conseguenza mantenendo la sua distanza, questo dovrò andare a indagare. Comunque ci siamo, ok. Dunque, io ho fatto il mio foro parametrizzato. Dunque, adesso io ipoteticamente andiamo. Dunque, siamo qui che abbiamo detto lunghezza 47, abbiamo detto valutare misura 15 di diametro. Andiamo a qui cambiare proprio, mettiamo 6.000, 15 di diametro, dovrebbe diventare, vediamo, 6.000, ok, CTRL Q, chiudo, ok, questo addirittura, sì, è esagerato perché naturalmente non ho parametrizzato lo spessore e questo qui, andiamo a vedere, raggio 75, dunque 150 è giusto, è giusto. Se andiamo a rimpicciolirlo ulteriormente, ok, dunque questo proprio mi cambia sia il diametro sia il foro, ok, e la lunghezza e naturalmente questo si è adeguato perché questo adesso è diventato 554,06. Vabbè, l'altra cosa, andiamo a rimpicciolirlo, questo qui, il diametro, e andiamo a metterlo 60. Andiamo a vedere cosa succede con 60. Ho sbagliato qui, però, perché ho modificato qui 60. O se no facciamo, sì, facciamo 60. Ok, 60. E ok, e andiamo a vedere. Qua chiudo, vediamo se fa. E dunque la foratura mi ha fatto la foratura piccolina. Dunque adesso qui però il filetto esterno, il diametro esterno me l'ha fatto tranquillamente. E qui dovrò capire come mai mi modifica anche questo, riesce a modificarsi questo qua, però per adesso non mi interessa, andiamo a misurare e andiamo a misurare questo adesso, diametro 1,5, ecco. 1,5, questo è 2,5, ok, dunque rimane di 1, ho capito, vabbè. Dunque, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.